Allora, utilizzeremo dello Scottex. Eh già, ho tolto il nodo automatico della sub. Perché Drekfan? A chi? A quando? Ma le due ventole del DCI Deck, come le hai collegate, ste? Il DCI Deck ha uguale al mio. Oh, questa è una buona cosa, Oni, perché comunque sia potresti prendere spunto. Non so quanto questo tipo di portatile può essere complesso nello smontaggio, ma adesso lo andremo a vedere. Naturalmente, come si evince dalla tastiera, è unibody, quindi comunque non va smontata la tastiera come in modelli particolari. Non ho mai capito queste brandizzazioni. Perché comunque sia la Bang Olufsen, che è un'ottima. Ma perché hai tolto il rinnovo automatico dalle sub? Cioè, ma non streama più Trekfan, non so. Cioè, io non è che lo seguo poi attivamente. Un bel po' è tutto incollato. Speriamo che comunque sia, no, io non abbia bisogno di attrezzi particolari per arrivare alla ventola e alla pasta termica. Tendenzialmente, il negozio facendone veramente tanti tipi diversi, non ne ho mai, cioè, non mi è mai servito per dire fono o quant'altro. Allora, utilizzerò. Ale, c'ho tutto a casa. Che domande? Utilizzerò del normale Chantecler per pulire la parte sottostante. È tanto che Mirko non streama. Ah, vabbè, forse l'estate, o forse comunque sia in questo periodo ci può stare. Allora, per pulire la parte sottostante, non il display con lo sgrassatore. C'ha anche un SSD probabilmente. Però per pulire la parte questa qui, per togliere tutta la polvere, la zozzeria, quella che è molto buono usare dello Chantecler. Non spruzzatelo direttamente sul, perché lo Chantecler scioglie praticamente lo schifo. Non spruzzatelo direttamente sul portatile, perché se il liquido poi si va a infilare all'interno delle fessure, fate un bordello. Poi uno streama da un po'. Se deve. Vabbè, certo. Vabbè, non spe. Vabbè, no, 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 quelle poi sono cose secondarie. Drekfan, io non entro nel merito, nel senso, adesso si parlava solo del mero streaming. Allora, per il Vedruso, il Vedril è una buona scelta. Se no, si può utilizzare il Bref, insomma, o se no, si può utilizzare della semplice acqua, cioè uno Scottex bagnato e uno Scottex fortuna, no, uno Scottex asciutto. Tanto più che altro lo sporco più complicato da. Anzi, scusa, perché me lo alzo quando c'ho uno splendido zoom spettacolare da farvi vedere? Lo sporco più ostinato è quello che si infila vicino ai tasti, cioè, ovvero se andate a vedere, per certo, qui mi serve pure un po' di controluce. Come vedete, questo sporco qui, che a forza di digitare si creano questi aloni, bisogna a PC spento, se no premete il mondo, scrivete le lettere minatorie, bisogna strofinare con un panno inumidito ormai dallo Chantecler fino a rimuovere questa zella. Vedete? Passiamo così, dopo un po' di passate, pulito. Ok, quindi questa è la prima cosa che gli faccio, perché comunque a PC spento ne posso approfittare. Poi la cosa buona è che questi tasti di questa tastiera sono integrati, sono unibody alla scocca, quindi non c'è il rischio di portarsi via qualche tasto. Prendi il panno carta, lo strofini, lo vai a passare. Ok? Poi quando si comincia a rompere, utilizzate una parte ancora nuova, perché se no fate in bordello, cioè un po' qui trovate il parmigiano, detto in maniera. Quindi questo è una pulizia, insomma, che andrebbe fatta. Non, cioè, se uno lo pulisce di tot in tot, come siamo noi malati di hardware, di computer, di informatica, ma c'è anche chi il computer lo utilizza proprio a sfruttarlo male, cioè dice deve fare quel che mi serve per lavorare, poi deve schiattare così male sotto alle mie dita. Ok, ho una bella pulita la tastiera, gliel'abbiamo data. Sarà contenta quando poi tornerà e dirà: me l'hai rotto? Oggi era un po' titubante, come ho detto. Io sono andato al lavoro con questo pensiero, che ho detto: la pentola è da pulire, mo te lo faccio sto weekend. Poi, stando al lavoro, ho detto: ma lo faccio o non lo faccio COD stasera, considerato quanto lavoro dovrò fare oggi. E alla fine ho fatto: sai che c'è? Lo faccio, metto il sondaggio. Poi ho visto che il sondaggio comunque è stato poi boicottato male. Ciao Nusku, quanti anni ha il PC? Allora, questo qui, essendo un i5 di settima generazione, può avere
4-5 anni, insomma, un portatile 4-5 anni. Andiamo a dargli una pulita anche alla parte superiore, intanto togliamo pure sta chiavetta per adesso che non ci serve. Prima di smontarlo me lo pulisco per bene, me lo pulisco per bene. Devo accendere l'aria però perché comincia a far caldo. Qui potete spruzzare direttamente. Ok. E vi portate via tutto lo sporco. Non lo fate sul display perché tanto vi rimangono gli aloni, raga. Vi potete fare pure fucsia, vi rimangono gli aloni. Non verrà mai pulito come vorrete voi. C'è poco da fare. Questo invece così si pulisce. Ma me è qui, beh, di undicesima. No, aspetta, il 5 di undicesima è uscito adesso. Come fa a essere 2 anni fa? 2 anni fa sarà di ottava, di nona. L'undicesima è uscita adesso. L'anno scorso. Vabbè, l'anno scorso siete che l'hai presa appena uscito allora. Ci siamo, ci siamo. Siamo arrivati, diciamo, a un livello di pulizia accettabile rispetto a prima. Guarda, sti 60 fps. Sì, è vero, sui portatili escono meno di CPU, questo è vero. Allora, ecco qua. E ci siamo. Oh, mo. Adesso aspetta che devo accendere l'aria perché t'ha sballato, eh? Sì, sono un po' di anni così. Aspetta che arrivo, eh. Allora, per pulire, a parte mi sono portato a casa pure questo kit che è quello che mi ha regalato Mena a tutti dal negozio, che è un kit carino che si utilizza più peraltro per i cellulari, però comunque sia c'ha un sacco di punte, c'ha un sacco di cose, ho detto nel dubbio me lo porto a casa, me potesse tornare utile in qualche maniera e quindi me lo sono portato a casa. Una cosa carina che c'ha questo kit era il tool che è questa calamita, ok? Questo diciamo tappetino che è calamitato, quindi quando mettiamo le viti sopra le possiamo dividere e non ci sbagliamo. Quindi io non lo uso tendenzialmente perché vado ormai per abitudine, però me lo piazzerò qui sotto che magari adesso non sto al lavoro, me potrei comunque sbagliare. Poi qui abbiamo ricacciaviti, pinzette, cose, tool vari per l'apertura. Non si sa mai se dovessero tornare utili, lo utilizziamo. Ah, vedi, anche quello ha quella strana RJ al lato. Ma come si usa? Quale RJ? Questa non è una strana RJ, questo è un coperchio per la presa di rete. Quando inserisci il cavo, questo automaticamente si apre leggermente e consente l'ingresso dell'RJ 45, che è il cavo di rete, il comune cavo di rete Type-C, HDMI, carica, LED di funzionamento. Ti rimangano male, questo è vero perché si muove un pochettino. Allora, questo qui c'ha 3 viti davanti e probabilmente le altre viti sono nascoste sotto i gommini. Ok, quindi se andiamo ad alzare i gommini, ecco, non c'ho un cacciavitino spaccato, lo farò con le mere unghie. Qui c'è una vite. Quindi andiamo a iniziamo a togliere le viti. Questa qui comoda sul tappetino. Poi non so se ce ne sta anche un'altra, vediamo. No, non lo voglio togliere tutto, così evito. Vediamo se qui ci sta. Qui no, 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 qui non c'è. A queste davanti per fortuna non c'è, quindi ce lo posso rimettere. Ok, quindi ce ne sarà un'altra qua. Qua. È buono utilizzare il cacciavitino spaccato per aiutare ad alzarle. Mo in questo caso non ce l'ho, cioè ce l'ho, ma dovrei prendere tutto il kit, la punta, eccetera. Queste davanti divide stile Mac, messe comunque a 45 gradi, le andiamo a svitare e ce le mettiamo. Quelle davanti poi controllate quando smontate se hanno la stessa lunghezza. Okay. Se hanno la stessa lunghezza le potete ammucchiare tutte insieme. Se non hanno la stessa lunghezza, non vi sbagliate, dividetele. In questo caso mi sembra proprio di sì. Mi sembra di sì. Anzi, no, sono diverse. Quella davanti è più cicciotta rispetto a quella dietro. Quindi, comunque sia, dividetevele. Dividete, un quadratino, mettete queste sono le due viti che vanno dietro. E queste sono quelle che vanno davanti. Anzi, quelle cicciotte vanno dietro. Quindi
Se ci si sbaglia, bravo, vengono i brufoli al PC. Che vuol dire brufoli al PC? Che capita spesso, specialmente nei vecchi portatili, che quando si mettevano delle viti troppo lunghe, nella parte superiore, quindi nella parte del touchpad del sovratastiera, uscivano dei bozzetti proprio a livello della cosa. Tu feci, ma cazzo, è un brufoletto, effettivamente. Allora, abbiamo tolto le viti, adesso questo qui dovrebbe essere di facile accesso, perché una volta che uno lo schiavicchi ma non apra. Ora vediamo come trovare il punto di accesso senza rovinarlo troppo. Allora, buonasera, buonasera. Utilizzerò, a parte, vabbè, qui abbiamo il plettro per aprirlo, eccetera, un sacco di strumenti. Questo qui bisogna aprirlo. Utilizzerò il classico tool che vedete. Oh, buonanotte, omicitto, buon lavoro per domani. Per cercare di far scrocchiare. Oh. Per far scrocchiare, ok. Ah, per andare in ferie. E allora, omicitto, buone ferie. E dai. Oh, mo adesso in teoria dovrebbe venire via tutto abbastanza facilmente. In teoria, perché alcuni portatili hanno un modo di incastrare le cose. Quella valigetta, questa qui me l'ha regalata a me, a tutti. È un kit che si trova su Amazon, perché me l'ha fatta regalare direttamente da Amazon. Sono i classici kit per cellulari, console e quant'altro. Oh, qui siamo arrivati, eccolo qua. Proseguiamo. Deve fare dei scattini che consentono l'apertura. Piano piano, eh. Poi qualche pezzettino di plastica può anche partire, non fa niente, perché sono normalmente sono dei gancetti in plastica, che è inevitabile che qualcuno parta qualche pezzettino di plastica, però non fa niente perché ci sono le viti, è ad incastro, non vi preoccupate. Quindi comunque non è che vedere sta a fare la cosa di ah oddio, mo si è rotto, ok. Quindi apritelo senza troppa forza, sempre con la solita cura, perché quando provate a metterci un po' di forza, se vedete che non viene, come in questo caso, non è fare bra come viene, probabilmente verrebbe via senza problemi, però arriviamoci piano piano. Alessio vi mette il link. Utilizzate Referral magari se dovete acquistare qualcosa su Amazon. Fate punto esclamativo Amazon, aprite Amazon e poi cercate. Questa parte davanti è più rognosa. Cerchiamo di arrivare da quest'altro lato allora. Che di là l'ho fatta, lo scrocchio l'ho fatto. Io con la carta credo mi sono rimaste le martellate sui bordi. Lo so. C'è questo pezzetto qui che è molto incastrato. È molto incastrato. Dobbiamo riuscire a scastrarlo. In questo caso, se avete qualcosa tipo il classico plettro che si usa per aprire i Mac, che ci sta, i pezzetti di plastica e quant'altro, potete cercare di utilizzare la fessurina, perché questa entra. Tendenzialmente queste si utilizzano per i cellulari, per queste cose qua. Se noi riusciamo a farla camminare e fargli fare uno scattino, allora magari poi accediamo più facilmente. Vediamo un po' se ci riesco. Anche se questa lamiera già ho visto che leggermente si flette proprio facile, facile, facile. È un alluminio molto delicato, quindi meglio non forzare la mano dove c'è l'alluminio, perché sennò se piega poi è antiestetico, è brutto da morire. Ma che ci stanno? Due di qua? Fammi un po' capire. No, ce n'è una sola. E allora ha da venire. Ah, davvero, dai. Potrebbe essere sia da dietro, davanti è tipo la cerniera. Può darsi, infatti, una volta che uno lo apre tante volte, la scocca poi segue il movimento. Devo capire però dove mi sta rompendo le scatole. Comunque c'ha l'SSD, ve lo confermo. Dai bello, dai bello, su, su, ah. Vediamo un po', vediamo all'interno. Non so, piano piano, non ti preoccupa tanto, al lavoro mi capita tutti i giorni di farlo, sono abituato con quelli dei clienti, figurati. Se quello della mia ragazza poi mi capita che lo faccio male, lasciamo perdere che te sarba te mandrà, che te lo dica fa. Quindi meglio un minuto in più. Mo questa è l'unica combino che non ho controllato, sta a vedere c'è sta la vite. No. Sai perché controllo sempre? Perché una volta mi è capitato di forzare, forzare, alla fine c'era sta cavolo di vite.
Staccena con Lara, dottore, mi raccomando. Va bene, va bene, va bene. Ciao Lara. Allora, ci siamo quasi, eh? Ci siamo quasi, eh? Sto lato qua è un po' più bastardo. Eccolo qua. Su, bello. Ciao Dino, morì. Senza romperlo, guarda, guarda. Ambiti si potrebbe fare pure l'espansione della RAM, a saperlo. Però questa è aziendale, quindi... sti cavoli. Ah, la ventola comunque sta qua, è di facile accesso e vi posso dire che è pure molto sporca. Oh, via. Hai visto? Mi è venuto via. Oh, bene. Però non è impolveratissimo, diciamo, il filtrino. Oh, ce l'abbiamo qua davanti. Eccolo qua, il nostro bel portatile. Come vedete, SSD M2. Questo qui monta un SSD M2 SATA. Non NVMe. È un SSD della bellezza di 128 GB. Quindi, batteria. Ventola abbastanza sporchina. La ventola possiamo ammirare, abbastanza sporchina. Non vedo un eccessivo tappo perché quando comunque l'aria di un portatile viene spinta per raffreddare il processore e a volte anche la scheda video, in questo caso la scheda video è integrata, se no comunque sarebbe ubicata qui con un altro pezzetto di dissipatore. Sì, mo gli cambio la pasta. L'aria viene soffiata attraverso queste lamelle, ovvero il procedimento è semplice. Temperatura processore, sale il dissipatore, lead pipe. Porta il calore, si irradia di calore perché essendo in rame conduttivo si scalda, arriva qui, qui ci soffia la ventola attraverso, uscendo l'aria raffredda questa parte che automaticamente raffredda il blocco e lo tiene più fresco. Quando se dovrei trovare una mobbo per un PC HP simile di un collega, impossibile. Può trovare una mobbo che ti consente di rimontare i componenti che sono in quell'HP, ma uno uguale di ricambio è impossibile. Ciao Luke, grande, buonasera. Quindi dicevo, il procedimento, cioè la struttura è molto semplice, lo dico per chi non lo sa o per chi si domanda che cosa, come è possibile, perché scalda. Ecco, questi sono i classici motivi. Adesso andiamo a rimuovere il dissipatore con annessa ventola. Il dissipatore con annessa ventola naturalmente si rimuove. Allora, se volete fare le cose in sicurezza, potete staccare la batteria. In questo caso, se non c'è mannate il cacciavite sopra, così a faglie fa Giacomo Giacomo tra i vari condensatori, componenti, cosette varie. È vero, un bacchetto di memoria in più ci stava, però non sapevo se c'era o meno, e quindi ciccia. Dimmi, Luke, fammi questa domanda. Certo, sto qui apposta. Oggi è una live dedicata a voi, tech. Allora, dobbiamo andare a scollegare la ventola. La possiamo scollegare anche dopo averla staccata, almeno abbiamo un po' più di spazio di manovra. Allora, uno dei procedimenti che si fa è afferrare un po' i cavetti, no? Alla base e fargli fare un leggero movimento, però con il rischio che si stuccano, e se te si stucca un cavetto di questi sono talmente fini che devi sostituire la ventola perché te lo fa pure viola, vi consiglio di utilizzare un qualche attrezzino di plastica, e in questo caso ne siamo forniti. Per sganciare, per aiutarvi a sganciare, mi portate pure tutto quanto, ok? Per aiutarvi a sganciare un pochettino, per aiutarvi a sfilarla. E naturalmente deve essere in plastica perché se è in metallo fate i danni se vi fa contatto. Questi non sono probabilmente fatti apposta perché hanno il beccuccio, questi si usano per i cellulari, per i tablet, eccetera. Però comunque lo possiamo utilizzare per aiutarci, siccome questo è il modulo Wi-Fi. E lo riconoscete perché ci sono naturalmente i due cavi delle antenne che vanno, questi camminano, vanno fino a qua, entrano nella cornice del monitor e arrivano in alto per avere la massima copertura, per prendere di più. Quindi questo qui noi, tirando un po' da un lato e dall'altro, ma lo vediamo un po' meno, dovremmo riuscire a farlo uscire. Ma magari ci aiutiamo pure col cavettino. Ma siccome il cavetto è un po' tirato, però, per fare un lavoretto. Se cambio schermata al PC perdo i dati? No, assolutamente no, Yellow One. Assolutamente no. I dati stanno sull'hard disk. Cambiando la schermata, il rischio maggiore in cui tu puoi incorrere è quello che non ti riparta il sistema operativo. Molto difficile con Windows 10, però i dati sono al sicuro, cioè le brutte li puoi sostituire, cioè puoi attaccare il tuo hard disk a un altro computer come secondario e comunque recuperarli.
Quando sono, però sono andato a svitare le quattro viti che tengono il distillatore della CPU, una era tirata alla morte, non sono riuscito in alcun modo a svitarla, alla fine si è spanata. Allora, Luke, ci sono diversi metodi per riuscire a togliere una vite spanata. È quello di utilizzare un cacciavite con una punta un po' più grande rispetto alla vite, perché se utilizzi una punta troppo piccola, vedi questa, in questo caso ce la farebbe, però se è un po' spanata, questa già ci sciacqua così. Questa, se io giro, già gira a vuoto. Ok, non c'ha la presa perché è troppo appuntita. Scusa, aspetta. Ah, è zoomolo! Mo fa fatica perché c'ha la mano a metterla a fuoco. Vabbè, per farvi capire, questa è una punta molto appuntita. È molto piccola, questa ha accanto è un po' più grande, è quella che utilizzo sempre, però comunque si allarga prima, quindi puoi cercare di utilizzare, ma la vite proprio è saldata. Che vuol dire la vite è saldata? Ma prova a utilizzare un elastico largo, lo poggi sulla vite. Infili il cacciavite con molta forza, perché quando una vite è spanata devi imprimere molta forza a scendere e ruotare mentre spingi per fare più presa se la vite si è spanata. Prova a utilizzare un elastichetto, elastico largo, magari quelli verdi, non quelli proprio fini gialli perché te se sbrindella perché non ce la fai. Ecco il Fabione. Però se fai comunque sia con un elastichetto poggiato sulla vite e poi imbrocchi vite, cioè elastichetto e vite, dovrebbe riuscire a fare quel grip, però devi spingere tanto verso il basso mentre lo fai, proprio con molta forza e fai quel proprio mentre spingi, in modo che almeno riesci a fargli quel mezzo giro. Classico problema, il discorso è che è una vitina minuscola. L'altra alternativa, purtroppo, Luca, è quella di utilizzare una punta molto sottile di un trapano, se proprio stai a un livello impossibile, e lo so, fa quasi lavora sempre. Sta a livello impossibile e di bucare la testa della vite in modo che almeno viene via. Poi con una pinza, una volta che hai tolto il distillatore e ti è rimasta solo la vite senza più la testa, riesci a sfilarla. Puoi provare a scrivere manca a Corsair e chiedere se c'è un pezzo di ricambio, ma tendenzialmente sui case è un po' difficile che lo trovi. È più facile ricomprare il case perché il valore del pannello non ti dico che eguaglia il case, ma comunque sia, siamo là. Vorresti provare a scaldarla con un phon? Questa potrebbe essere un'idea, però il problema è che intorno ci sono delle componenti, quindi andarla a scaldare. Lo so, quello è vero, quello è un po' un problema. Mo' adesso io le cose che mi vengono da dirti sono quelle, perché non avendocela io sotto mano non posso fare dei tentativi per riuscire ad aiutarti. È pur vero che tu non mi stai dietro casa, quindi dici, sai, te la porto. Però più o meno sono i metodi classici che si trovano pure su internet, tipo consigli per. Ah, è vero. È vero, non si sentono gli audio. Pensa che cagata. Perché l'Elgato qui ha scapocciato su questa schermata. L'Elgato ha scapocciato. Forse non l'ho mai cambiata. Ma è zompato l'audio del PC? Aspetta, eh. Cioè, tu questo lo senti? Ah no, io lo sento però. Aspetta, questa è colpa di. Vediamo un po'. Sì, ritorno in cuffia. Sì. Però è vero. Perché esce dalle cuffie mie e rientra. Guarda che bella piazzola vuota sulla grafica dedicata. Cioè? Strano però sta cosa. Ma è la scheda d'acquisizione, vabbè. Non lo so perché mo' gli è presa così. Sì, sono bassi perché escono dalle cuffie mie. Vabbè, ma noi ci accontentiamo. Chi se ne frega. Nel senso, oggi tanto è più da guardare che da sentire oggi. Luke, una vite sola non ne vuol sapere. Altri metodi, no, video integrato. Altri metodi, in realtà, non mi vengono in mente altri metodi particolari per riuscire a toglierla. Se,
con molta cautela, prima o poi ci riuscirai, insomma. Comunque, allora, questa è la vite che rimane, penso, incastrata in questa ventola. La ventola in questione è solo sporca di per sé, ma dobbiamo togliere la ventolina. Non è detto che la dobbiamo staccare, ma se la vogliamo pulire. Ah, è qua, sì, la piazzola, sì, è vero. Ma questa è un portatile aziendale. Oh, era semplice in realtà, veniva pure senza l'ausilio del tool. La ventola è abbastanza sporchina, la dobbiamo andare a pulire. Comunque, Fabio, guarda che qualità di inquadrature che io ti offro. Grazie alla community. Non so se rendo. Questa la dobbiamo pulire. Per pulirla, naturalmente, o si utilizza un po' d'aria compressa o si utilizza un pennello. Si passa comunque sia. Naturalmente non lo faccio qui, se no faccio un bordello dopo mi sposto su un secchio. O lo fate su un balcone, vi mettete, mentre la tenete ferma, gli date una bella spazzolatina in mezzo alle fessure e poi soffiate con la boccuccia che mamma ha fatto per rimuovere. Io ieri ho cambiato il jack elettrico al mio MSI 3 € da AliExpress, è una meraviglia. È vero. Ok, questa è la ventola. Quando la ventola si rompe, naturalmente questi sono i codici che Fabio generalmente utilizza per riordinarla e l'immagine ti fa capire se stai prendendo più o meno la stessa cosa. Fabio sta a mangiare pesce, era già chiuso. Vabbè, io lo dico così almeno poi se lo riguarda. Ok? Oh, lo sporchino. Questo volevamo vedere. Perché la ventola del mio portatile fa rumore? Perché il mio portatile fa 80 gradi? Mo' adesso smonto il dissipatore. Quindi lo vado a rimuovere, le viti queste qui le mettiamo in un altro quadratino. Perché fa rumore? Perché mi si alza le temperature? Perché mi si spegne il portatile? Oh, abbiamo svelato l'arcano. Arrivato qua, questo è un portatile comunque posso dire molto semplice, uno dei più semplici che abbia mai smontato. Alzandolo viene via anche questa parte qui dove c'è comunque sia la pasta termica o quello che ne resta. È abbastanza morbidina. Lo sporco che si annida, eh? Vediamolo. Perché l'aria non passa e mi soffia una cifra? Eccolo qua il perché, ragazzi. Eccolo qua. La polvere fa sì che si crea uno strato, un tappo di polvere. E eccola là che la ventola ha necessità di soffiare sempre più forte perché la ventola si muove in base alla temperatura. Più la temperatura sale e più la ventola deve soffiare, ma prima o poi soffia che te risoffia, non ce la fa proprio l'aria ad uscire. Vedete in mezzo, se voi guardate in mezzo alle fessurine, mo vediamo se riesco a farvi vedere, si vede poca luce, c'è la mia mano dietro, vedete quanta poca luce si intravede? In alcuni punti quasi zero. E questo è il perché. Non è neanche potente, alcuni si crea proprio il cuscinetto, 1 centimetro, mezzo centimetro di questo schifo. E dicono, ma non mi ha mai dato bene temperatura, porco Giuda, se squagliava. Poi la pasta termica, questa, vabbè, questa è un'altra cosa, anche se qui hanno utilizzato una pasta termica abbastanza discreta, ovvero che è morbida, è ancora umida. Grande Riccardo, è ancora umida, lo dimostra dal fatto che ti lascia ancora lo sporco. Ne ho trovate certe su alcuni portatili. Ci ho dovuto passare il taglierino solo sulla parte del dissipatore, non sul dai del processore, per grattare la pasta termica, per quanto era incrostata. In questo caso si toglie abbastanza facilmente. Per rimuovere la pasta termica, come facciamo a rimuovere la pasta termica? Allora, la pasta termica, ragazzi, si può rimuovere in diversi modi. In negozio, vi facciamo sempre vedere che lo facciamo con un classico metodo. Allora, consiglio mio è mettete peso un panno, se no fate un bordello. Secondo consiglio, utilizzate solo se avete l'alcol isopropilico, utilizzate quello. Se non utilizzate quello, sto a casa cucciato. Se non avete quello, potete fare anche a mano. A mano serve un po' più di olio di gomito. Questo è il gomito, mira il gomito, vedi il gomito? Ok, devi faticare perché devi spingere e portare via. Vedi come viene via? Eccolo qua, guarda, l'ho quasi pulito con una passata sola. Se invece volete fare i pro,
Utilizzate l'Arctic Clean Remover che lo trovate in vendita sul nostro sito. Questo è una mano santa. La mano santa perché? Perché prendete un pezzo di Scottex, munitevi di Scottex perché se usate la carta igienica vi si sbrindella come tocca l'acqua perché è fatta apposta per sciogliersi. Se utilizzate il tovagliolo vi si sbrindella uguale che il tovagliolo non lo so chi ha inventato, come fai una passata, fai e c'è il buco praticamente in mezzo. Utilizzate questa. Se avete questa, questa la trovate sul nostro sito. Se la comprate, vi dura 150 anni a casa. Mettete un goccetto qua, ok? Oh, c'è il link. Adesso ho messo il link del nostro sito proprio. Anche perché oggi ci sono arrivate 7-8 kit. Domani le trovate on. Con questa è ancora più facile perché questa scioglie proprio. Quindi, quando vai a rimuovere, fai una bella passata. Levi il grosso, ok? Levi il grosso. Bello pulito, adesso è bello lucido. Gli dai un'altra botta. Questa ce l'ho da diversi anni ormai a casa. Non so infatti se è ancora valida, ma penso di sì. Cambiate spesso il fazzoletto perché tanto non lesinate sulla carta. No, domani è disponibile. Ce n'ho 5-6 sul bancone del negozio. Questa non dovete spingere, questa dovete solo passare e vi porta via. Guarda la sella che vi porta via. Nonostante era già pulito, se ci ripasso, se la riporta via, niente, va a pulire, va a lucidare il metallo. C'è presente il Sidol? Il Sidol, quello che lucida l'argenteria di nonna, ecco la stessa cosa. Allora, adesso che questo l'abbiamo pulito, dobbiamo pulire la mente, la parte del dai, lo squaglio. E questo qui poi me lo vado a pulire insieme alla ventola un attimino fuori con il pennelletto. Però intanto lo rimuoviamo, lo togliamo di mezzo. Togliamo un po' sta carta di mezzo che sul mio, comunque la mia postazione PC non è che mi faccia molto piacere. Oh, avviciniamo. Ah, che poi l'altra cosa buona di questo liquido, grande cucciardone. La cosa buona di questo liquido è che non è conduttivo, quindi comunque sia, poi ve ne danno due, boccetta bianca scioglie, boccetta azzurra è per rimuovere i residui della boccetta bianca. Usa molto di meno perché spesso non serve, però comunque da tutti e due. Non è conduttivo. Qui si mette una goccetta qua, ok? Lasciamo, più la lasci agire, più questa poi comincia a sciogliere. Cerchiamo di fare una passata che assorbe subito il liquido, non ce la portiamo a spasso come se stiamo a spatolare, perché se no ve la ritrovate su tutta la circuiteria. Quindi quando andate a tamponi, ok? E segui la linea a fianco al dai e porti via. Vedi com'è pulita? Via, via, svirgolata, via. Non portarla sui chip. Regge il serial SSD, hai capito? Prima pulita così. Seconda botta facciamo all'altro lato. A portar via, ragazzi, sopra col dito, l'indice qui comanda tutto. Il fingerone qui comanda tutto. Giro intorno al dai. Vengo giù, vengo. Vedi come vieni? Guarda com'è pulito. Guarda, lo devi portare via, non te la devi portare a spasso, non la devi spalmare, ok? Non è gelata la nocciola questa. Sotto poi, pezzettino, a portare via, spingi, via, via con te, via con te. E viene via. Adesso, in mezzo, lo spazietto, via. Mo, che questo è, se può, toglie, si prende un altro ulteriore Scottex, bello pulito, ciao Forgets, si prende, si dà un'altra bagnatina. Eccolo qua. Dimmi quello di me. Ma gli ultimi MacBook Pro come fanno ad essere così piatti? Sono tutti saldati gli ultimi MacBook Pro. Infatti non ci si può mettere le mani. Adesso così si tampona subito. Movimenti leggeri a pulire. Rimaniamo sempre sul processore. Non andiamo a spasso. Lucidiamo. Il risultato finale che bisogna ottenere è questo. Se volete fare un lavoro fatto bene, il risultato finale deve essere così. Poi non ve ci incastrate perché ci sono alcuni processori che hanno dei mini MOSFET saldati intorno al core, ok? Quindi se ci sono quelli non ci grattate sopra perché se uno di quelli, voi dite che cazzo è un MOSFET? I MOSFET sono tipo questi. Questi apparecchietti qua che vedete, queste casette tipo Parco della Vittoria, queste casette se le trovate qui sopra. Okay. Non grattateci intorno, se vi rimane un po' di pasta termica infilata in mezzo ai mosfettini, lasciatela là, non vi preoccupate, voi concentratevi sul pulire il centro
il centro del processore, perché tanto è qui che ci va la pasta termica, non è che va su tutto il core. Ok, usa getta in pratica, toglia cassa. Sì, esattamente. Stefanino, hai prenotato il test ride per domenica 11? No, Cucciardone, purtroppo non l'ho prenotato perché probabilmente non ci potrò essere, però ti ringrazio tanto. Te consigli di usare lo spazio? Non c'è bisogno di utilizzare, cioè io nel senso, allora, i portatili che faccio io arrivo fino a un certo punto di pulizia, cioè io arrivo a un livello di pulizia che deve essere accettabile, ragazzi, deve essere un discorso accettabile. Sì, è vero, Iceman, a me piaceva infatti farla, dal momento che dovevo fare il portale dei frati della mia ragazza, ho detto ok, ve lo faccio vedere. Non lo devi riportare nuovo, perché tante volte per cercare di portarlo a nuovo fai peggio, cioè succede che praticamente c'è il rischio che ti zompa un MOSFET e non te parte più, poi questo è saldato col cavolo, con cambi, ti butta tutta la scheda madre e a fattispecie butti a portargli. Quindi lo porto a uno stato accettabile, che secondo me è pulito, dove poter riapplicare una nuova pasta termica. Nuova pasta termica, normalmente c'è da mettere la Silver 5, perché questa non mi delude mai, mai, mai. Ottima conduttività, ottima viscosità e perdura nel tempo, tende a non seccarsi, tende a non essere troppo liquida, ha una buona consistenza, lo sapete, me ne ho sempre parlato, quindi a me piace molto. Adesso, cosa da fare? Qui possiamo vedere un po' di polverino, vabbè, poca roba in realtà, poca roba, non è tanto sporco in realtà, me lo immaginavo di trovarlo messo peggio. Le CPU che hanno lo scotch attorno, stesso disco. Ah, tu dici le CPU, quelle dei portatili che hanno quello scoccettino intorno? Grande Robby, buonasera. Ma allora, se lo scotch viene via, la sì, quella plastichetta gialla che mettono intorno, se viene via, ciccia, pazienza. Nel senso, non è che possiamo impiccarci a rimettercela. A me interessa che questo, che tanto quando tu lo piazzi va a contatto con il core, non ci sia in mezzo o lateralmente qualcosa di più alto rispetto al core, che già di base è più alto di un quarto di millimetro. Andiamo a vedere se ci riesco a farvelo vedere in una certa maniera. Si vede che è più alto, ok? Si vede proprio che è un po' più alto. C'è questo mini scalino che quindi lo rende più alto e già sei sicuro che il dissipatore tocca. No, infatti è buona questa cosa, Guder. Ecco, è buona questa cosa che tu mi dai degli input dove io poi ci posso parlare sopra. Ciao Edoardo, buonasera. Quindi comunque sì, le CPU che hanno lo scotch intorno, che tendenzialmente comunque si ha su portatili un po' più vecchiotti, se si trova una cosa del genere e salta, viene via, vedete che comunque sia, i bordi rossi dovrebbe essere un silicone sigillante. Tendenzialmente è un mastice sigillante che si utilizza, che poi in realtà, ciao Gix, benvenuto, si trova anche in commercio, un silicone che si utilizza anche per fare i delete dei processori, è un insomma, è un silicone, punto, senza che dilago troppo, perché in realtà è quello che è, perché questa è saldata, ok? Poi basta, non mi resta che andare a pulire la ventola, quello è il nastro antistatico. Se si vuole, si compra e si riapplica. Esattamente, è vero. In realtà si potrebbe utilizzare anche del normalissimo nastro isolante, se uno volesse. In realtà, con tutta l'esperienza, per quanti comunque ne ho fatti nel corso del tempo, è capitato anche di non rimettere. Tante volte, sai, quando trovi quel nastro, viene applicato spesso sul wireless per coprire i contatti delle antenne, si mette un pezzettino di scotch giallo qui sopra. Lo troviamo spesso. No, è solo pulizia Forgez, cambio pasta termica, pulizia ventola e pulizia anche della tastiera che ho fatto all'inizio. Nastro Kapton. Oh, questo è interessante, il nome tecnico. Nei telefoni ce n'è un botto di nastro, mai rimesso. Effettivamente, è vero. È vero, sui portatili lo mettono molto per precauzione, c'è, cioè, molte cose che ci sono messe. Mo' in questo caso non c'è, ma ci sono dei nastrini. Spesso il nastrino giallo viene messo qui. Questo qui è il connettore del cavo video. Questo cavo che vedete nero qui è il cavo che va al monitor. Ok, parte da qua. Questo è il power jack, in realtà, se vogliamo andare a vedere, che viene da qui.
È anche sostituibile, la cosa buona è che è sostituibile perché è un pezzettino di filo che si attacca sulla schermata e porta corrente sulla schermata, partendo da qui, nascosto sotto la cerniera del display. Quindi svitando questo si accede comunque sia al power jack, chiamato volgarmente così. I Mac sono pieni, è vero? È vero. Fatto uguale su MSI, sì, esatto, fatto uguale, bravo, bravo. Vabbè, la maggior parte dei portatili cambia magari la misura del power jack, quindi il buco, eccetera, eccetera, questo qui dell'HP si riconosce facilmente. Allora, per rimettere la pasta alla GPU dedicata, stesso discorso del processore, qualche... No, è la stessa identica cosa, Gix, è la stessa identica cosa. L'unica cosa su cui devi stare attento... Ah, sì, con l'incastro sotto la cerniera. L'unica cosa a cui devi stare attento è dove trovi dei pad termici. Sui portatili capita, su alcuni modelli un po' più gaming, quando si alza il dissipatore, se in alcuni punti c'è del pad termico, non lo togliere perché non è sostituibile con la pasta termica, perché il pad termico, con tutto che fanno lo stesso lavoro, ma ha uno spessore diverso, è una durabilità e una resistenza diversa alle varie temperature. Quindi comunque il pad termico la sta e la rimane. Non c'ha senso, non ha senso sostituire il pad termico quando si cambia la pasta termica, perché non è soggetto alla stessa usura o alla stessa il seccarsi che fa la pasta termica. E quindi a meno che non si strappa, non te lo perdi, non si sbrindella, lo togli per sbaglio e dici non riesco più a rimetterlo, è diventato un pongo, bravo, a meno che non si disintegra. Non hai bisogno di acquistare e spendere 20-30 euro tra pasta termica e pad termici perché un 5x5 guarda, non guarda le mani, guarda i bracci. Un 5x5 comunque ti può costare anche circa 12 euro. Un pad termico della Arctic molto, molto buono, dallo spessore che è un 5x5, spessore 1,5. Spesso comunque sia sulle schede video c'è uno spessore di 1,5. Se trovate un pad termico più sottile, è più quasi uno scotch termico. Si utilizzava sugli Heatsink, che sono dei dissipatori quadrati piccolini incollati sulle schede video di una volta, che li vedevi proprio appesi sotto ai chip di memoria. Ok, tu hai un chip di memoria che può essere questo qui. Adesso in questo caso non c'è il chip di memoria perché non c'è il video dedicato. Qui trovi quel quadratino nero che da fuori è, tu dici, ah, ma è un quadratino nero di plastica, dici? Ok, sopra ci sta incollato, proprio appiccicato, un Heatsink che comunque sia è un mini dissipatore. Vorrei farti vedere come era il mio laptop quando ho fatto il cambio pasta. Dove? Sì, è sull'angolo tech. Sull'angolo tech, Bruce, puoi mettere la foto del tuo portatile. Secondo me conviene cambiare un RX 550 4 GB per un R9 370 4 GB? No, secondo me no, Iello. Secondo me no, cioè se fai il cambio fallo per una scheda molto superiore. Domanda, come mai stiamo tornando a parlare di tech invece delle solite minchiate? Beh, pucciate. La domanda sorge spontanea. È un canale tech. Noi sappiamo che comunque con un canale tech attiri, cioè comunque il nostro pubblico nasce per il tech. I più fidelizzati si divertono e ridono con noi anche in ambito casalingo, cazzeggio. Però naturalmente tanta gente dice proprio: non mi piace seguire una live quando si gioca perché non mi interessa. Ma mi interessa il tech. Uno perché è talk, quindi si genera comunque sia un contatto diverso con gli spettatori. Due perché comunque per gli appassionati del tech, vedere questo equivale più o meno a vedere una piscinetta su Hot Tub. E quindi io dico no alla piscinetta, ma dico sì al tech. E a me piace poi, perché comunque a volte c'ho la percezione che si perde un po', sai, il tipo di lavoro che facciamo, no? Vabbè, Virgo, boh, non è che dobbiamo mettere i puntini sui i. No, mi dispiace se tante volte non traspare bene il mondo, il lavoro che c'è dietro a quello che facciamo, ma diventa solo quello, diventa di contorno il fare il computer, mentre è tutto cazzeggio. È figo cazzeggiare, però bisogna anche imparare. È come andare a scuola, bello, se ride e se scherza, però, regà, tocca pure studiare, non è che qui... È che qui siamo a pettinare. Va bene, allora mi assento un secondo solo che vado a pulire la ventola. Io più che il tech preferisco. Vabbè, porco Giuda mi derozzo. Questa amato di. Vabbè, la dottora Frappe del suo PC, si sente male. Allora, questa la vado a pulire.
Questo lo vado a pulire, non ve lo faccio vedere in live, raga, perché se lo faccio dentro casa mi tocca raccogliere la polvere veramente, cioè mi si fa un pantano. Poi sta polvere è abbastanza compatta e sporca parecchio. Se non ci credete, basta che prendete uno di questi, mettete sulla mano, fate un attimo così, macchia da morire. Infatti mi sono già battezzato i pantaloncini. Mo non lo vedete, ma se non si, no, non si vede, c'è una riga nera qua. Mi sono fatto capo, me l'ho fatto solo così che a mano per levarla e me so fregato. Allora, mo torno subito. Prendo per pulirlo, mi chiedere come la pulite. A casa non c'ho un compressore, utilizzerò un semplice pennello con cui spente lo strofino così per rimuovere questo, poi ci soffio attraverso da questo lato per togliere tutto il resto e la ventola la terrò ferma in questo modo, dandogli tanti colpetti per staccare e pulire un po' le pale. Mo vedrete il risultato fra un minuto circa. Torno subito. Intanto parlate di tech. Mo arrivo. Fatto, ci vuole poco. Sono d'accordo, mi sono presentato. Allora, abbiamo fatto questo è il risultato della ventola, ok? Risultato più che soddisfacente, ovvero una volta che uno gli dà una pennellata, eccolo qua il risultato finale, con quello che si può ottenere con un pennellino e con la boccuccia che mamma ci ha fatto. Quindi ottimo, no? Caricata, mo adesso andiamo a vedere blues. Questo è il risultato del dissipatore. Adesso, come possiamo andare a vedere, si vede un po' più di aria attraverso, ma se leggermente, senza compressore, senza fono, senza soffiatore, senza tutte queste cose, perché comunque è un lavoro che non richiede per forza di cose. È vero, un goccio d'acqua ci starebbe bene. Beviamo un goccio d'acqua. Bravo Power. Bene, questo portatile è di Fra. Ciao Blurpone, mi guardo dal Chromecast, prima serie collegata al mio vecchissimo. Oh, belle ferie a casa di mamma, grande. Ho bevuto, Paghi, sta buono. Aspetta, devi dire alla gente che piantare il calcere nelle lamelle per allargarle non è una buona idea, pensando che così esca la polvere. Anche questo è vero. Non bisogna. Le lamelle sono messe in questa maniera, ragazzi, perché l'aria che viene soffiata attraverso deve comunque stringersi in una fessura di una certa di un certo spessore e quindi ha una spinta, ok? Perché l'aria viene convogliata all'interno. Dunque, se voi allargate le lamelle è come se aprite la finestra e cercate lo spiraglio d'aria tipo forte. No. Condivido quanto detto, hai provato il proiettore Sky Go, non consente la visione della rottura. È vero, Sky Go lo sapevo già da prima. È vero, è vero, è vero. Infatti sto utilizzando Rai Play, Netflix, sai, tutte le altre cose che lo consentono. Ah, mi mancava da pulire, però questa cosa la devo fare qui. Qui vedo qualche batuffolino intorno a questa griglietta. Li vorrei rimuovere. Così ho fatto, per l'evento, per la ventola. Niente di particolare. Due soffiate per rimuovere eventuali granelli di carta fino a qualche anno riuscivo a fregare attaccando e staccando la no, non si frega più. Questo è vero, questo è vero. Però vabbè, adesso a Fra non è che gli dico dobbiamo per forza di cose aggiungere la RAM, anche perché lei per quello che ci fa, lei lo accende, deve mandare solo email, entrare sull'home banking, fare queste cose, quindi gli abbassa e gli avanza. Allora, a questo punto siamo pronti per arrivare
No, che faccio questo regalo? Non è il mio, non è il suo. Cioè, nel senso questo, quando arriva a battuta sto portatile, lei fa, tieni azienda, grazie per quello nuovo. Proprio con le mani così. Quindi è dell'azienda, anzi che c'ha un SSD, insomma. Comunque, in teoria la serie Assalto da Zona, o sbaglio? Quale serie? Sempre all'estero, sì. Grande Silchetto! Ah, la Serie A di calcio, la Serie A. Grazie a Ruciau per il follow. Se c'è qualche domanda, sparala subito, che siamo ancora regione a Padova 22 presente. Sì, più o meno, con gli europei ultimamente mi sto fa un po' una cultura. Sto seguendo. Allora, facciamo un sondaggio al volo. No, orca trota. Aspetta, mi mando un sondaggio al volo, gestisci sondaggio. Allora, c'è chi voterà onestamente e chi mente. Vai, inizia il sondaggio. Comunque l'anno prossimo alcune partite di Champions saranno aggiunte gratis su Amazon Prime. Ciao, un Skymer. Sondaggio. Chi vuole che manometto componente per far avere la mia ragazza un PC nuovo aziendale? Potete votare, raga. No, adesso stavo parlando dell'Europeo e mi è venuto in mente questa cosa. Ho pensato a tutti l'altro giorno quando ho visto la partita dell'Europeo. Amorosa, che poi tra l'altro è stata una bellissima partita, quindi mo al di là del fatto della Francia, la storicità della Francia, la rivalità con l'Italia, Materazzi, Zidane, insomma tutte queste cose, in realtà è più per un discorso che la Svizzera stava a meritare, e la Francia come al solito, non so, gli regalano i rigori pure contro il Portogallo, insomma. Ho già detto Francia e Germania fuori, sondaggio, chi indovina vuol dire quel 4 su. Ah, questo? Ah, è interessante, Oni. Credo che, guarda, te lo dico pure io da ignorante, perché nei portatili che smonto non mi capita spesso di leggere delle scritte. Penso che sia comunque sia un numero inerente alla fase di assemblaggio. Credo, eh. Mi ha tagliato apposta l'altra sera per vedere i rigori. Bello, Robby, bello, bello, bello. Vabbè, il sondaggio è per cazzeggio, però ci stava, ci stava, ci stava. Vedremo l'anno prossimo. Allora, comunque, torniamo a noi, perché almeno così, se no qui ci metto poco, finisco subito. Io personalmente ho votato no, ma non perché seguo proprio il calcio, ma perché la Francia la batosta l'ha presa nel 2006, questo era l'anno della Svizzera, come gli Eurovision dovevamo rimanere. Perché ho votato no? Ma non perché seguo poco il calcio, ma perché la Francia la batosta l'ha presa nel 2006. Ah, questo era l'anno della Svizzera, ok. Sì, però, cioè, allora io non è che sono contento per chissà quale tipo di cosa, ma Alessio che semplice ti fa mi dissocio. No, più che altro perché, non lo so, cioè hanno rimuovere una squadra che si sa che comunque è molto forte, cioè dei giocatori. E poi perché tutti danno il demerito a Mbappé e nessuno dà il merito al portiere? Porco Giuda, il portiere ha fatto un paradone, il rigore che ha tirato Mbappé non era irresistibile, ma capisco pure che quel povero ragazzo, per quanto forte è, gli hanno messo un carico di responsabilità enorme sulle spalle, che l'unico che l'aiuta è un po' Griezmann, e è un po' Pogba. Stefano, ti capitava di trovare il nastro nero messo tra il dissipatore e parte delle lamelle e la ventola dei portatili? Assolutamente sì. C'è un nastro nero che spesso, quando si tratta, quando c'è il dissipatore qui e la ventola qui, o in questo caso non so perché non c'era, si trova un nastro nero più o meno a metà tra le due. Questo serve per far sì che l'aria non si disperda, ovvero quando la ventola soffia, questo millimetro, millimetro e mezzo che si trova, ci sia una fuoriuscita d'aria, perché la pressione sbatte lì, se non riesce a essere subito incanalata, potrebbe avere una fuoriuscita come tutte le cose. In questo caso non c'è, però, stranamente, ma non c'è neanche il residuo. Quindi, questo portatile è progettato per non averlo. Però ha questo pellicciottino sopra che probabilmente, quando viene chiuso il portatile, quando viene chiuso con la scocca posteriore, potrebbe darsi che fa un po' da sigillante, no, non credo, a parte che
No, non è vero perché è questo. Però questa scanalatura che troviamo qui probabilmente andrà a far contatto con questo gommino. Funzionerebbe anche, sì, funziona anche con nastro isolante, è un qualsiasi nastro quello, non è niente di conduttivo. Lo puoi anche non mettere. Alla fine il guadagno che tu hai sostituendo la pasta termica è ben maggiore rispetto alla perdita. L'altro ieri volevo scaricare. Ma ormai mi è arrivato un casino di roba. Al termine della scansione, il PC ma non ripartiva. Il giorno dopo mi sono ritrovato dei post sul mio profilo Insta di spam. Ok, non passo, non so se magari sarebbe consigliato fare altro. Formatta il PC intanto. Ciao Gla, ben arrivato. Formatta il PC intanto per evitare che tu sicuramente hai preso qualche malware che ha dato la possibilità d'accesso al tuo sistema. Quindi formattare vuol dire riportarla a uno status di sicurezza. Dopo di ciò cambia, come già hai fatto, le password. E un consiglio che ti do molto sentito è quello di ovunque tu possa mettere l'authenticator a due fattori, mettilo. Io ho un authenticator, ovvero sul telefono ho l'authenticator per diverse cose, ok? Per PayPal ce l'ho, per anche Rockstar Game che mi avevano fottuto l'account, per Google che è la cosa principale, perché comunque su Google c'hai tutto, la mail, il drive, le password salvate, perché poi Google ti dice ti salvo le password, quindi Google è la cosa principale, quindi Authenticator a doppio fattore, so che è uno scherzo, ma assolutamente va abilitato. Sì, dovunque si può attivare, attivate l'authenticator a doppio fattore. Questo almeno siamo tranquilli. È assolutamente, quindi. Però non c'è altro da fare. Ormai hai fatto quello che dovevi fare: formattare, già formattato, le password già le cambiate. Incrocia le dita, spera che non succeda nient'altro. Per fortuna sei riuscito a cambiare le password. Tendenzialmente, quando fanno queste cose, ti sostituiscono la password. La prima cosa che fanno è ti cambiano la password della mail. Quindi loro possono accedere alla tua mail e tu no. Di conseguenza, una volta che hanno cambiato la password alla tua mail, chiedono la richiesta di cambiare le password a tutti i vari social. Perché tu dici: ho perso la password, me la rimandi, voglio rifarla. E ti mandano un codice sulla mail, ma tu non ci puoi più entrare nella mail tua. Quindi se ti fottono la mail, ti hanno quasi automaticamente fottuto tutto quello che la mail poi fa riferimento. Quindi molta attenzione a queste cose. Assolutamente, comunque sia, non utilizzate, cioè cercate di non utilizzare comunque sia crack da siti che comunque non sono strasicuri o cose già testate. Se andate alla rinfusa, per quanto uno possa dire c'ho Windows 10, grande Ciccio, grazie intanto Ciccio, per quanto uno possa dire Windows 10 è protetto, se ci andate voi a cliccare nel Windows 10 che fa che cazzo tocchi con queste mani, eh? Bisogna mettere il cellulare con ulteriori protezioni che mandano un MSM. Anche, è vero, Sarti, è vero, è vero. Le chiavette cinesi da 10 tera a 5 euro, anche quelli bisogna stare attenti. Troppo aggressivo. Allora, che facciamo? La mettiamo o non la mettiamo sta pasta termica? Andiamo avanti o non andiamo avanti con sta pasta termica? Che dite? Si fa o non si fa? Andiamo? Sto PC è di fra, gli sto facendo cambio pasta termica e pulizia delle ventole, cioè in realtà già l'ho fatto, adesso lo dobbiamo richiudere e poi lo finisco di spolverare, puliamo il display, lo faccio trovare lindo e pinto come nuovo. La prima volta è frasi fida? No, infatti era molto titubante quando gli ho detto ti cambio la pasta, quando l'ho sentita oggi in giornata, ho fatto stasera mi sa che te faccio il live, ti cambio la pasta termica, faccio il sondaggio su Instagram. Ha fatto, sei sicuro? Ma il live lo puoi fare? No, non lo deve rendere adesso, lo deve continuare a utilizzare fino a che funziona. Non era molto sicura. Poi alla fine, a un certo punto, quando l'ho sentita in serata, io ho fatto, vabbè, mo' vero se fa. A un certo punto si è resa, mi ha detto, vabbè, tanto io vado a cena fuori con mia sorella, mi ha detto, se proprio lo vuoi fare, fallo. Oh, scusa se è il mio lavoro, eh. Pensa quanta fiducia do. Porca miseria.
Porca miseria. Beh, ovvio, guarda, io posso capire magari su un Premiere Photo che costa una catena, magari lo usi una volta. Ok, giochi. No, i giochi ormai non più, dai. Faccia un po' lei per rispondere, sì. Lightroom costa abbastanza. Eh beh, sì. Sì. E comunque è vero pure, come dice Guder, se ci sono anche dei siti che vendono le key, e magari sono dei siti che ti mandano a te la key, non che devi scaricare comunque una patch, chiamata così, che è un po' più sicuro, cioè stai acquistando il programma, diciamo bypassandolo un pochettino. È quello che dice Robby, è la stessa cosa, quindi comunque attenzione. I giochi dovrebbero fare il suo abbonamento, perché ad esempio è che fino a... E proprio non ci giochi più. Infatti, vabbè, quella poi sarà la tendenza andando avanti nel corso degli anni a creare delle. Tutti fanno abbonamenti ormai, no? Origin fa il coso, Uplay fa l'abbonamento, cioè tante cose fanno l'abbonamento. Prima o poi ci arriveranno un po' tutti. Paghi un tot e hai l'accesso a un tot di giochi. Senza contare. Sì, F1 2021 lo prenderò sicuramente, perché comunque a settembre poi inizia il nuovo campionato di Atom. Sì, esattamente. No, più che altro perché posso capire che danno l'esclusiva a chi acquista il gioco, perché devono continuare a venderlo. Quindi dici, vuoi giocarci prima? Ok. Però se tu c'hai l'abbonamento, diciamo, dopo una settimana ci puoi cominciare a giocare. Ci può stare, ci posso stare. Se vuoi, se c'hai la scimmia, è un gioco che aspetti che so 3 anni rumors e me lo compro, o c'è sta pure che dico, vabbè, ma se c'è il gioco adesso fra una settimana, che mi cambia? Mi sa che l'ho fatto, lo dovrò fare pure al portale di mia sorella. Se te lo mando, me lo fai gratis. Cioè, ci metto due salsicce in uno scatolo. E allora sì, te lo faccio gratis. Ah, Rita ha detto che ha provato l'antemail F1 21, lo pensava meglio. Ma non l'ho visto, però sicuramente sarà un F1 2020 come il 2019. Sono molto similari. È come quando passi da FIFA 2020 a FIFA 2021. Cioè, i risultati sì, si notano, ma poca roba. Dopo 5 partite ti sembra che stai a giocare lo stesso gioco. Ciao Cata, grazie per il follow, ben arrivato. Allora, ho iniziato tutte le sub e mando solo panini agli streamer. Oh, però sul mio personale lo potresti fare, a proposito del mio personale, per tutti i ragazzi che ci stanno seguendo, questo tipo di live adesso è capitato che l'ho fatto qui su CisiFix, ma ci sono anche altri tipi di live che faccio anche sul mio canale personale. Mi sto organizzando per martedì, se riesco, con Padre Kain, a fare una live dal giardino. Quindi comunque, se non avete ancora followato il mio canale personale, andate a mettere un followetto, anche perché lì manca poco ai 1000 follower, ne mancano circa 19, 18, quelli che sono. Quindi se andate a mettere un followetto anche lì, ve ne sarei molto grato. Più che altro perché ci sono cose che si possono fare, tipo sul mio canale l'altro giorno ho montato questa poltrona. Avete mai visto montare in live una Secret Lab? Scartarla, fare l'unboxing e montarla, ecco, l'ho fatto sul mio canale. Stavo in giardino, quindi anche uno spazio all'aperto, una cosa più carina. Quindi, se non avete messo il followino, insomma, mettetelo, perché qualche cosina poi ve la perdete, e magari invece poteva essere un'occasione per scambiarci due chiacchiere. Vado, allora, Silver 5. Allora, in questo caso il discorso è fingeronare, non fingeronare. Cosa vuol dire? Cioè spalmarla con il dito. Allora, la superficie, grande Thales, lo regala a Guder. Te vorrei ricordare che ha invitato prima a Tizio che a me nel tuo giardino. Lo so, Ciccio, ma quello sta vicino, cioè sta vicino. Lo so, Ciccio, che devi fare? Purtroppo in tempi di Covid, qua il macello. Prima o poi, comunque, non ti preoccupare. No, ma cazzo, di nuovo, Guder, non devi parlare, devi agire. Grande Thales, del numero uno. Intanto Cucciardi e Thales sono i primi due a regalare un abbonamento nel corso di luglio, appena iniziato, stanno in classifica. Io stavo aspettando il Prime che era sfasato per il ban, è vero. Grande QRC che va di fine. Allora, stavo dicendo, è talmente piccolino il core che di fatto non c'è proprio bisogno di fingeronarlo. Però se vogliamo fare un lavoro pulito, hai visto quando l'ho smontato prima quanta pasta termica si era un po' camminato? Ok, se lo vogliamo dare una spalmatina con il dito, evitiamo che possa sblusare un pochettino e andare a zozzare un po' troppo per il futuro, per quando si andrà a ripulire, insomma. Ok, quindi in questo caso andremo a mettere. Ah, poi quando mettete la pasta termica, raga, non fate camminare la siringhetta oltremodo, ovvero
Se mettete la pasta termica in questo punto, il consiglio che vi do io, che poi deve essere poco, la metto per l'equivalente di tutti e due. Quando avete finito, puntate la siringhetta sul core, così, puntatecela, e poi la fate scivolare, ok? Non fate la righetta che cammina, la righetta brutta. Se io l'ho puntata, ho acciaccato la pasta, ok? L'ho acciaccata lì sul core, non c'è la svirgolata che cammina, perché la cosa più brutta è quando si fa, ciao Alessà, grande mitico Alessandrone, si fa la righetta, poi per andare via con il tubetto vi fate uno sbreco che cammina e va a finire in mezzo ai mosi. No, aspetta, questa è per tutte e due i core, poi sembra tanta ma non è tanta, come la faccio? È più lo sporco che, perché di questo lo sporco, di questo lo sporco, solo al centro. Stiamo smontando il portatile di Fra. Quindi, in questo caso, sì, no, è la gamba che lo fa, è la gamba. In questo caso la vado a spalmare un po', la spalmo che me la tengo sul dito, ok? Vedi la righetta che si forma? Sto attento a non, e vado a sozzare anche l'altra superficie. Non è che dovete fare un lavoro che dovete essere giotto, eh? Però comunque sia, non fate le pigionate. Poi se si sporca leggermente, leggermente di lato, tipo in questo caso, guarda, c'è una mini sbavatura, non andate con la carta a cercare di pulire, ormai avete fatto, ormai è fatto. Quindi questo è il risultato finale, uno strato di pasta giusto da mettere sui due core, ok? Lo vedete bene, illuminato bene. C'è uno sbavatura. Alessio direbbe: a me questa cosa mi triggera tantissimo, io la toglierei con fazzoletto. O come Ciccio dice, andrei con cotofioc. Ma siccome non me ne frega una mazza, sinceramente, perché sono abituato a lavorarci, infatti levala. Ah, vabbè, va, levo, guarda, però io la lascerei, ok? Che sta a me, vabbè, guarda. Lo faccio solo per voi, però io sto facendo un discorso di dire non venga strada a cercare le valla, perché poi è peggio, magari c'è il rischio che la trovate territorio, ma siccome non ce ne fotte un ga, va avanti. Ho fatto ciò, possiamo rimettere il dissipatore, quindi basta che vi ricordate come stava messo prima, rifate il lavoro, fanno mangiare. E tu rifinghi le vesti da capo, perché famo sta mutta notte qua, questa costa, eh? Allora, si rimette in posizione, si poggia, ok? Sta nella sua posizione originale. Questo va a ciccio, sarà pure leggermente storto. Oh, le quattro viti del dissipatore che ce l'abbiamo qui sul nostro bel contenitore, e andiamo ad avvitare, ok? Questo lo togliamo, questo vedete come ho messo il disse lì, dove metti a piangere, pure il lavoro è pulitissimo. Allora vai, non le stringiamo tutte come si fa nei motori delle macchine. La pasta che hai tolto è un niente in confronto di quella preapplicata che sbuce dappertutto, esattamente. Infatti quella che mo tu sei arrivato dopo, Ale, ma quella che ho levato prima, non capisco quanta ce n'era. Diamo una impanata, una avvitata a tutte e quattro, e poi andiamo a serrarle tutte. Sto cambiando pure i radiatori delle macchine, sì. Si stringe, sì. Facciamolo a X come lavoro, perché se c'è qualcosa che tira un po' di più o assesta il dissipatore un po' di più, non, cioè, se facciamo questa e questa, e cavolo, queste ci si alzano, andiamo a vita, sentiamo che fa resistenza come se stessimo avvitando bene, quando in realtà la filettatura è entrata male. Quindi facciamo il lavoro a X. Quando finiamo, non dovete stringerla a morte, raga. Cioè, io sto facendo, cioè, con due dita, giriamo fino a che gira, guarda così, tic, spingi un po' verso il basso e va a mezzo giro. Basta, ti fermi. Ok, dissipatore messo. Non è vero, questo non lo sa fa manco Fabio. Fabio, vi ricordo che tutto quello che ho iniziato a fare sulla meccanica sono io che l'ho introdotto. Poi non ci me ci metto, non c'ho pazienza, non c'ho. Ah! Fammi agganciare subito qui il connettore della ventola, perché se questo ce lo dimentichiamo, poi richiudiamo e famo, ma come scalla più di prima? Molto lo spiego.
E questo lo andiamo a rimettere. Naturalmente basta utilizzare solo le mani. Ecco perché sa di mettiamo prima, perché sto diventa scemo, perché sto cavo è corto. Quindi prima di rimettere la ventola in posizione e attacco il connettore. Mo' la metto in posizione. Oh. E vado a vidare. Abbiamo le tre vitine nere. Se Fabio l'ha svezzato tu. Ah, sui motori sì. I motori sì. Prima mi diceva quando ho fatto il primo tagliando la macchina della moglie, no? Ma visto farlo, diceva ok, ho capito come si fa, la prossima volta ci provo io. Poi voleva fare il tagliando, mi faceva, ma tu te ne intendi dei motori delle barche? E detto perché? Perché dovrei fare il tagliando, magari sai, ci cioè, se mettiamo in due. Invece poi alla fine si è cimentato da solo, è iniziato. Domani live su YouTube c'è, sì, ci sta anche un bel PC da montare, domani pomeriggio, penso intorno alle 2 e un quarto, come al solito di questo periodo. Allora l'abbiamo rimontato. Oh, adesso c'ha un aspetto molto più pulito, rispetto a prima. Lo possiamo andare, sì, appunto, è arrivato poi a un livello che ci si è incastrato, a cambiarsi il cruscotto da Jeep, c'è cioè pure da dire, comunque c'ha lo spazio per poterlo fare. Io l'altra volta per cambiarmi dischi e pasticche, i dischi dei freni della mia Polo l'ho dovuto fare nel parcheggio col click normale, una ruota per volta, cioè passava la gente, salve, buongiorno, quello che apre il cancello, io sto attaccato al cancello e poi devo rientrare a casa macchina e te guardo i ragazzini, guarda mamma, cosa sta facendo quel signore? Capisci se c'hai in cortile tuo, che c'hai in garage aperto a fianco a te, che puoi prendere la roba, insomma è un po' più pratico, quindi su tante cose non mi cimento perché non c'ho lo spazio. Vado. C'è un tipo di Roma che si è fatto la catena del 1300 multijet in garage. E si è fatto pure lo spurgo dei freni? No. Allora, lo rimettiamo. Questo naturalmente prima di rimettere le viti. Facendo i video. Sì, si può fare, può fare tutto. Però ci deve pensare anche di tempo. Io non è che c'ho tutto questo tempo. Andiamo a fargli fare tutti i click. Ok? Quindi chiudiamolo bene. Tutti i click possibili e immaginabili, dove vedete che magari rimane un po' di aria, quindi vuol dire che non è cliccato bene. Quindi attenzione: click, click, click. Arriviamo sopra, qui c'è aria. Click, 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 click. Quando li ha fatti tutti, che siamo sicuri, quindi controlliamo bene il filo che ha chiuso bene. Allora, ciao Giova. Possiamo, guarda, qui non ha fatto il click. Guarda, guarda come si vede. Mossi. Quando siamo sicuri, possiamo andare a rimettere le viti. Io e mio fratello in garage abbiamo visionato un motore di una Renault. Porco Giuda. No, ma sono passi. Lo fai anche per passione, eh? Però su alcune cose. Sì, è il bon. Ha cambiato nome. Ricordiamoci le viti, quelle due singole, però più cicciotte dietro. Quindi vai. Si richiude qui. Questo di qua, vai, si richiude di qua, eccolo qua. Ma che è sto fischio che sento fuori? Le tre viti frontali, massa. Pure lo spurgo di fogna? Sì, certo, faccio tutto. Non è del consorzio, non è indipendente, è un cane sciolto. Attenzione, un clic in più. Ok. Però quando è chiuso ci camminiamo sopra. Ho sentito pure questo fischio, non so da che. Te giuro, non so che. Questo è il cacciavite famoso. No, ma questo è il cacciavite famoso. È venuto a casa con me oggi. Su che cosa un feedback, Bruce? Allora. Non so che cos'è sto disco. Ma sarà qualche ragazzino fuori che se sta. Sì, perché ogni tanto va e viene. Perché si attiva il microfono quando parlo io. Allora. L'abbiamo finito, praticamente. Adesso non ci resta che ruotarlo.
Pulire il display. Allora, il display, come vedete adesso si vede contro luce abbastanza sporchino, si può pulire con quel metodo che vi dicevo prima. Il metodo è quello di utilizzare uno Scottex bagnato e uno Scottex asciutto. Sì, è vero. Stacca la scocca, sì, è vero. No, non viene da qui, non viene da qui, viene da fuori. Non so se è condizionatore, se è qualcosa che proviene da... Non mi senti se viene dalla cucina, da... Da qualche altra parte o dal condizionatore, magari. No, raga, sarà tipo, mi sa che è tipo un secchione della monnezza che stanno a buttare un sacco di roba. Niente, cioè, se alza, vabbè. Allora, si può pulire in diversi modi. Si può utilizzare. Mi sa che loro non hanno sentito, l'ho sentito solo io. Perché non funziona l'elgato. Non so per quale arcano motivo l'elgato non funziona in questo modo. Si è sentito? Mamma mia, non so se stanno a spostare un secchione. Fastidiosissimo, eh. Oh, vabbè, l'elgato è rimasta, vabbè, non lo so, sicuramente la... Mamma mia, però. Mo esco fuori e faccio uno strillo. Vabbè, beh, intanto andiamo avanti comunque, non ci... Lo schermo è sporco. Ok, ciao Drew, andato benissimo. Ciao Rumasedi, mitico. Allora, andiamo a prendere... Tutto bene, stiamo facendo un... Abbiamo appena finito in realtà di smontare il portatile della mia ragazza. Abbiamo fatto il cambio pasta termica e pulizia delle ventole. Adesso vado a prendere uno Scottex bagnato e poi utilizzerò uno asciutto e vediamo che viene fuori. Allora, naturalmente l'ho bagnato e l'ho strizzato, quindi con questo strofiniamo e bagniamo la superficie del monitor, ok? Quando l'abbiamo strofinata a sufficienza, che abbiamo tolto un bel po' di sporco, prendiamo uno Scottex asciutto. Lo Scottex asciutto, prima che si asciuga, lo cominciamo a passare. Io il negozio lo faccio con il Bref normalmente, che comunque sia non lascia aloni, ma la soluzione anche per i display, per i monitor di casa, con cui ho sempre lavorato bene, è Scottex bagnato, strizzato e Scottex asciutto. L'alcol no, lascia degli aloni. Questo è il risultato finale. Prima in controluce lo vedevate lo sporco. Si vede il risultato finale. Io adesso vi metto controfaro, così vedete se ci stanno delle alonate, delle manate, di qualcosa. Viene pulito. Viene molto pulito. Quindi comunque sia, i finestrini della macchina, i più vecchi sanno che si fa col giornale. È vero, è vero. Come ti paga la tua ragazza? Non mi paga, Gio, non mi paga. Quindi, che ve ne pare secondo voi? È venuto bene? Secondo me, sì, è venuto benissimo. Cioè, si vede, si vede. Ok, fatto ciò, niente, è rimasto che lo accendo per... sente? No, non si sente, raga, la ventola. No, questa non si può sentire. È troppo silenziosa. Comunque, funziona. Ci siamo. Fatto un bel lavoretto. Lo posso spengere in questo modo. Mamma mia, non gli sembra davvero.
Ed eccolo qua, il nostro bel portatile. È fatto. Grazie, Robby, grazie. Senti il fischio? Sì. È tipo un secchione poi. Oltre l'ora non c'è accendina, so cazzi. Beh, questo anche è vero. Allora, siccome mo qui sopra è rimasto sporco, perché appunto, guarda che roba, lo Chantecler, quello di prima, contro luce, questa cosa, guarda come è sporca. Qui si vede, vedi? Lo Chantecler sulle cose lucide non funzionerà mai. E quindi se ci passi uno Scottex asciutto, lo stai lucidando. È l'alone che lascia, quindi se ci fate pure il display, vedete come si toglie l'alone? Cioè, lo Chantecler è uno sgrassatore che comunque lascia aloni. Bello, Boni, grande. Ora se continuano buttate. Allora, secondo me stanno a fare un lavoro, un servizio stanno facendo. Il servizio è quello di prendere la mondezza che non viene raccolta da giorni, perché non stanno raccogliendo l'immondizia da giorni. La stanno mettendo dentro ai secchioni, perché sennò è impossibile che sto secchione apre e chiude continuo, a meno che non siano i cazzini. In quel caso c'ho il fucile da soft air e due schioppettate gli damo. Abbiamo lo stesso kit. Questo me l'ha regalato Mena a tutti, che mo non lo vedo da qualche giorno, probabilmente starà lavorando, e mi ha fatto un bellissimo regalo. Sta in negozio, si utilizza più per cellulari e altro, però comunque all'evenienza può tornare molto utile. Sei riuscito ad allungare il cacciavite in che senso? È vero, Ste? Ti mando la foto di oggi sotto casa mia. Li stanno raccogliendo? Guarda sotto casa mia. Cioè, raga, la situazione a Roma è questa in questo momento. Ma in diverse zone di Roma c'è questo problema. Cioè, ovvero, i secchioni per un periodo non sono stati svuotati. Poi dopo un po' hanno ripreso, il problema è che nella fase che non venivano svuotati hanno buttato la mondezza intorno al secchione. Giustamente uno va a buttare la mondezza, il secchione sta a schioppare, che fa? Lo comincia a mettere a fianco, poi a fianco, poi a fianco, poi a fianco. Alla fine si arriva che si crea sta montagna di mondezza. E il problema è che hanno ricominciato a svuotare i secchioni, quindi la gente quando si avvicina al secchione, se ci riesce ad arrivare, perché c'è una mondezza intorno che ti dico una puzza che ti si porta via con sto caldo, che succede? Che la butti dentro e passa quella a raccogliere. E il camion del secchione tira su e ripoggia il secchione sulla mondezza. Mancano quelli che passano col camioncino piccolo e buttano dentro i sacchi che stanno a terra. Una volta era tanto bello quando passava il camion dell'immondizia, c'erano quelli dietro, due omini appesi, che quando arrivavano al secchione dovevano scendere, prendere il secchione, avvicinarlo al retro del furgone, il furgone lo tirava su e nel frattempo c'erano scopa e paletta per raccogliere e buttare dentro. Invece mi hanno diviso il servizio in due, il camion tutto automatizzato e il furgoncino piccolino con le persone. Ecco, mo il furgoncino piccolino con le persone non so dove cazzo sono andati a finire, perché non stanno più passando. Questo è il risultato, cioè una monnezza infinita. Ciao Lucius, ben arrivato. Ma il tool per far scroccare il portatile non va solo dalla parte rotonda? Anche. La parte rotonda generalmente di questo tool si utilizza per aprire lo schermo. Ma in questo caso no, perché in questo caso è incollato filo. Però si utilizza per farlo camminare. In realtà questo nasce come kit tool per aprire i Mac. Poi alla fine si può utilizzare comodamente per tutti i portatili, perché non va a rovinare le plastiche, non va a intaccare le plastiche con il cacciavite che tu fai per fare leva, anche se ne fai poca, la plastica si sbecca. Con questo cammini all'interno della fessura e lo fai scattare. Però in questo caso puoi utilizzare anche questa, perché comunque sia, poi questo coso ci ha messo il nastro isolante Fabio, non so perché doveva fare un lavoro su un Mac per evitare che potesse essere conduttivo in qualche maniera, visto che comunque è tipo di metallo. Alla fine comunque sia ha messo così, però ci sono queste scalini, queste cose, alla fine trick 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 trick. Per cacciavite telescopico tirare verso il basso la parte nera prima del porta. Ah, sì, ma quello che vedi qua tu dici. Sì, è vero, questo cacciavite che sta qui è un ottimo cacciavite perché è telescopico. Cioè, questo qua con questo qua. La cosa figa di questo è che è flessibile, quindi ti consente di
Questo qua tu dici è questo cacciavite, se tu tiri giù questo, eccolo. Ah, vedi? Ah, figo, non l'avevo vista questa cosa. Che si può allungare fino a questo scatto e diventa molto lungo. Ah, ho capito, ho capito. E questo invece c'è l'aggiunta per farlo diventare anche flexible. Quindi, comunque, se tu c'hai in un punto e devi girare, alla fine riesci a far girare la punta della vite. Anche se è piegato, guarda. Molto carino per aggiungere spazi angusti. Devo dire che non è male, grazie bene a tutti perché ci ha fatto veramente un bel. Ma ha fatto perché poi l'ha regalato perché dice tanto sei te quello che ci lavori. Ma ha fatto un bellissimo regalo con le pinzette. Diciamo che quando lavori con cellulare e quant'altro è facile che ti imbatta nell'utilizzo di questi tool. Nei computer è un po' meno, infatti, comunque sia. Ops, l'ho detto, non diciamo. Oh, Fabio ha messo il naso isolante per non farsi male le mani da poco, giusto? Scusa Stefano, sul mio PC non si installa Windows 11 perché Trusted Platform Module TPM 2.0 non è supportato. Puoi dirmi una cosa in merito? C'è una, dipende poi dal tipo di BIOS, però ci sono delle funzioni, come abbiamo fatto vedere in una live dove abbiamo provato a installarlo, delle funzioni da abilitare. Non è ancora uscito in realtà Nano, quindi ti sconsiglio di fare l'installazione a meno che non vuoi fare l'installazione per provarlo. Devi modificare da BIOS una voce che è quella dell'appunto Trust Platform Module e si vede che è disabilitato. Devi seguire. Prova ad andarti a rivedere la live che abbiamo fatto due venerdì fa in cui abbiamo installato Windows 11. Due venerdì fa però, non quello da adesso. O era martedì su Twitch, non ricordo. Ah, tu sei Windows Insider, ok. Però l'ufficialità dell'uscita è prevista per fine, cioè dopo l'estate. Dopo l'estate. Venerdì su YouTube, ok, 2 settimane fa. Se lo vai a rivedere, Nano, magari vedi dove abbiamo. Ah, non l'ho vista la foto, ma la vado a vedere. Puoi vedere cosa abbiamo modificato da BIOS per fare quella prova. Allora, vado a vedere questa foto su Discord, sull'Angolo Tech. L'angolo tech è la foto che ha messo, no, questo è Alex della poltrona che ha preso comunque la FF. Ah, ok. Asus ROG Strix dopo un anno. Oh, bello squagliato, devo dire. Molto, molto squagliato. Tendenzialmente, ecco qui. Aspetta. Su questo punto, generalmente c'è del pad termico. In questo caso, però. Se è tipo sciolto questo, cioè su appunto quello che diciamo prima, su comunque i chip di memoria, eccetera. No, non, mi sa che non è pasta. Questo è pad termico che si è squagliato per il calore. Questa è la pasta secca. Beh, questo in realtà si dovrebbe rimuovere anche abbastanza facilmente perché non diventa secco come una pasta termica. Però devo dire che comunque. Ha lavorato tanto, si è squagliato tanto. Pasta termica, cioè i chip di memoria hanno sofferto tanto tanto. Poi forse hanno usato un tipo di pad termico un po' troppo morbido per le temperature. Sì, Asus ha toppato secondo me. Perché guarda questo. Cioè questo chip qui di memoria. Dall'inizio, cioè sono anni che sta in questa condizione, che questo pezzetto si è indurito e consolidato al centro e andiamo a vedere la parte del LED pipe, insomma del dissipatore, in cui questa parte è stata praticamente incastonata sul chip di memoria, ma tutto quello che c'era intorno non c'è più. Anche la 580 aveva fatto la fine con i pad. Questo è quando diciamo è soggetto a una temperatura molto elevata, essendo un portatile da gaming che poi magari c'ha qualche anno, i risultati possono essere questi. Anche perché qui vediamo il tipo di pad preapplicato che non ha lavorato e lo vedete perché in corrispondenza a destra della GPU, ok, della scheda video. Non ci sono due chip di memoria, vuol dire che la scheda madre aveva una predisposizione ad avere magari più memoria. In questo caso, questo modello invece qui è sprovvisto.
però sul dissipatore invece venivano fatti alla stessa maniera e hanno lasciato il tipo di pad termico applicato. Quindi qui tu lo vedi, questo è un pad termico che sembra veramente una pasta termica molto leggerino, e infatti te lo dimostra che dove invece toccava e ha lavorato è arrivata una condizione inaccettabile. Cioè, se questo è il pad termico, non è un pad termico e sembra una pasta termica un po' più solida, che non va assolutamente bene. Magari prestazionalmente era forse pure molto buona. Il problema è che prestazionalmente molto buona, ma poi vai a perdere che te dura un anno e mezzo? Ma tu, Bruce, hai cambiato i pad termici? Hai messo dei pad termici? Il tipo da cui ho comprato il mio portatile, il messaggio lo vendeva perché aveva la lana sul dissipatore. L'ho acceso, ho sentito subito che non soffiava. Gli ho chiesto: ma lo hai mai aperto? Lui: no, no, per la garanzia. Quindi mi è stato chiaro il perché lo vendesse. Lì hai fatto, diciamo, un affare, perché se sai, non è mai stato aperto. Comunque sì, secondo me è già stata smontata questa scheda video. Ma questo è un portatile. No, ho messo la pasta. Ah, tu hai cambiato solo la pasta termica. I pad li hai lasciati. Cioè, i pad, vabbè, quello che c'era qui l'hai lasciato così. Hai fatto bene, Guder, è stato un buon affare. Questi vanno assolutamente sostituiti. Se vuoi comunque sia che non ci siano problemi in futuro, perché comunque dal momento che poi lo apri pure si perde pure quel minimo di contatto e si potrebbe creare comunque uno spazio in cui la temperatura. Hai messo tutta pasta? Tosto però tutta pasta, specialmente su questi punti qua. Cioè, diciamo che mettere tutta pasta qua, se la pasta cola, cammina, va a finire qui, insomma, vicino a questi MOSFET, potrebbe comunque sia fare da conduttrice e generare comunque un corto. Ti conviene? Se, editerò portatile con 4710 e 1 tera. Quanto è comprare e installare l'SSD con il DVD Caddy? Facilissimo. È facilissimo. Generalmente sotto al portatile c'è una vite. Se non sta sotto, sta dove sta la tastiera, e si sostituisce, cioè si leva quella vite, si sfila il lettore, si inserisce il caddy con già inserito l'SSD e si manda a battuta e si rimette la vite. Devi soltanto spostare appunto quella vite su dietro al caddy, perché il caddy ha la predisposizione con due fori, ma dietro al lettore ci sarà un pezzettino di ferro con due vitarelle che ti lascia la predisposizione per la vite che lo aggancia da sotto al portatile. Ecco, quelle due vitarelle le devi sfidare e avvitare dietro al caddy, e lo rimandi dentro e rimetti la vite. Solo quello devi spostare. Il connettore è a incastro. Se lo riapri sulle rame condensatori, metti i pad termici a 2 mm e passa la CPU, svolta sto portatile. Infatti sì, cioè è quello che dovrebbe essere di per sé. Leggi il mio messaggio al Belpa che mi ha bloccato. Come il Belpa ti ha bloccato? Perché una zecca senza girarci intorno? Ma che stai lì? Ma quale messaggio tuo devo leggere poi? Ah, no. Ah, non so se mi hai bloccato anche qui, ma l'SSD mettilo sul primario e nel caddy il meccanico di archiviazione. Ah, ok. SSD che posso usare come primario per l'OS, corretto, Ste? Sì. Però quello che dice Guder non è sbagliato a tutti gli effetti, cioè mettilo al posto del disco che c'è all'interno meccanico, e il disco meccanico mettilo nel caddy perché viene visto come comunque sia disco secondario. Si muove la toia a stare MOSFET. Infatti sarà un po' complicato rimuoverla questa qui. Diciamo che ha utilizzato una soluzione almeno risolutiva per il momento. Poi certo gli porterà un grosso lavoro da fare per rimuovere almeno il grosso della pasta termica e riconsentire il contatto tra il rame e il pad termico. Quello è un lavoraccio. Lo so, andrà fatto con la dovuta cautela, con l'ausilio magari, ecco, di un remover, questo te lo consiglio, perché comunque ti aiuterebbe molto. No, non viene facile facile, WD-40 spazio una denti.
Sì, si può utilizzare pure il FT40, anche se io andrei più su questo con lo spazzolino, perché è un prodotto che scioglie tanto la pasta termica. Appena posso smontarlo, vedo come strutturare tutto, sbrago Windows e via. Certo. Ma hai un M2 come SSD? Non credo, perché comunque se è un portatile con 4710HQ Wordy, che è un portatile che non c'ha slot M2 a bordo. Lo rilinco. Oh, bravo Alessio. Il link che ha messo Alessio è per il prodotto Arctic Cleaner, che serve comunque per rimuovere i residui di pasta termica. Regà, questo qui scioglie tutto. Io una volta con questo prodotto ci ho sciolto, per dire, l'adesivo che stava sul serbatoio della moto, che una volta lo rimuovi c'era la colla sotto, la colla ci ho provato con lo spirito, cioè, per non graffiarlo, con questo e tanto olio di gomito sono riuscito a rimuoverlo. Ma con questo ci ho levato di tutto, delle macchie magari, delle cose che non si levavano, con questo l'ho rimosso. È impressionante. Ora ho fatto il contrario e non ha perdite di prestazioni. E vabbè, poi magari non te ne rendi neanche conto. Sì. Dici che un pad da 2 va bene? Sì. Ma pure da 1,5, In realtà da 1,5 secondo me è quello di base che esce. Dai, domani sera passo a salutarti, me ne prendo uno, mi serve per il portatile mio. E tanto mi sono arrivati, tanto questo una volta che lo compri te dura anni. Dura anni. Comunque, non male, devo dire. Beh, speriamo che risolvi, Bruce. Tienimi aggiornato, perché comunque sono curioso di vedere quando lo farai, come verrà poi il risultato finale. Questa cosa mi incuriosisce parecchio. L'articolino stacca pure. No, lui resiste. Gli rimetto pure la chiavetta USB dove sta, ma così almeno clean. Fatto un lavorone. Fatto un lavorone da paura. Sono contentissimo. Al prossimo ordine. Oh, bravo Rossettone, che fa lo shout out all'altro mio canale. Quindi, regà, se non avete ancora fatto, mettere il follow all'altro mio canale. La prova del 9 per vedere se accendere le temperature. E ciao password. Quindi è aziendale. Io l'ho acceso, ma non entro, e che mi chiede la password. Non ne ho manco mai chiesta, perché in realtà quando si vedevano è difficile che comunque lei sta al computer per lavoro, o comunque se sta lì sta acceso, quindi cioè, è proprio il classico PC da ufficio, quindi non ci faccio mai caso. Non è PC personale, che dice già, io per dire PC mio di casa, io non ci tengo la password. Questo invece, se è aziendale. I giorni di vacanza sono andati molto bene, scusate che magari cambio cam, anche se non si vedrà benissimo. Grande Bruce! Perché c'è la doppia cam, c'è questa posizione sotto con me in sovraimpressione, almeno ci vediamo. Grande Bruce, che lo regala a Pierce e Corrado. Grande. Sì, Lucius, sono andati bene i giorni di vacanza e Bruce si mette primo in classifica del mese di luglio per il momento. E comunque sì, i giorni di vacanza sono andati bene. Ha fatto caldo, ma lì si stava un po' più freschi e ce la siamo goduta. Ci voleva un po' di riposo. Devo dire che comunque è faticoso, perché comunque non sono proprio più abituato a fare camminate, a cambiare niente, mi sono stancato subito tutto e mi fanno ancora male i polpacci. Pensa quanto i mesi stare a casa e fare solo casa lavoro, lavoro casa, ti puoi menare in testa. Sì, prende sì. Sì, prende sì. Posso fare corna da solo, se tu ci pensi, posso fare corna da solo. Oh, metti il follow a Erongeco. Erongeco chi è? Lui. Ah, okay. Ma sì, si è fatta viva, Mori. Porco Giuda, si è fatta viva. Ho detto inizio live. Mi servivi te? Sono andato a un matrimonio in Molise, ho sfondato una brandina in un B&B. Magari dovevano una saldatura al tubo se c'eri. Mannaggia. Buonanotte Stefano, complimenti di lavoro e buonanotte a tutti. Grande Forgets, buonanotte a te. Grazie che sei stato qui con noi e grazie come sempre per la tua gentilezza e per essere con noi. Bene, io direi che questa live tech la possiamo anche chiudere qui, perché si può dire breve, poi alla fine breve, 2 ore, ma intensa. Ci siamo dati da fare e ci siamo accompagnati, insomma, per queste paio d'orette, senza andare troppo per le lunghe, perché domani è venerdì e parecchi di voi, e comunque sia, lavoriamo tutti. Quindi ci può pure stare, la chiudiamo. Anche perché adesso poi non sto più acchittato per fare altro, c'ho questo in mezzo, la cam è storta e tutte queste cose. Allora, per concludere, vi dico che domani, penso alle 2:15, massimo 2:30, ci sarà la live su YouTube con il Fabione dal negozio e laboratorio, dove monteremo un bel PC.
Ho intravisto dei pezzi, mi pare una 30-60, insomma, inizio penso di sì. Quindi mi raccomando, domani non mancate e basta, ragazzi, ce ne possiamo andare. Io penso che, non so se chiudo, se si sente l'audio in questo caso, non so se è saltato. Comunque, se lo sentite muto, sarà andata così. Sarà una live silenzio, in chiusura silenziosa. Buonanotte a tutti, ragazzi. Poi vi farò sapere cosa mi dirà Fra quando proverà il computer, lo sentirà molto più silenzioso. Sente, ma gracchia, allora fammelo gracchiare. Ci vediamo domani, ragazzi, su YouTube. Mi raccomando, non mancate e followate il mio canale se ancora non l'avete fatto. Buonanotte a tutti, grazie. Ciao.